Salve ragazzi, oggi sono qui per una nuova recensione grazie a Gearbest che ci ha inviato questo Sima X5 HC1. Questo esiste anche la versione X5HW che sarebbe praticamente quello con il wifi, questo è quello con la camera da 2 megapixel. Adesso l'unboxing mai aperto, eccolo, è arrivato ieri e non l'ho ancora aperto, andiamo a vedere il contenuto della confezione. Allora, lo apriamo di qui. C'è all'interno. Allora, qui c'è il libretto delle istruzioni, user manual, eccolo qui ragazzi, questo è il libretto delle istruzioni, è anche bello spesso in inglese, è tutto in inglese, è spiegato abbastanza bene, vabbè, poi dopo questo ci servirà più avanti. Adesso tiriamo fuori la confezione, eccola. Beh, allora, la scatola è fatta abbastanza bene, cioè, per essere un drone cinese, cioè, la Sima non si fa di certo ballare le spalle, il materiale è ottimo. Troviamo all'interno della scatola un imballo in polistirolo, lo apriamo, ed è bellissimo, ragazzi. Cioè, adesso vediamo un attimo cosa c'è dentro. Questa è la mini cam da 2 megapixel, molto bella, piccolina, tutta nera lucida, veramente carina, con il connettorino che si attacca perché si comanda dalla radio. Poi, qui troviamo, ecco, eccolo qui ragazzi, questo è il Sima X5 HC, chiamato New Drone perché è il nuovo modello, l'ultimo modello che ha ragazzi lo stabilizzatore di altezza. Questo praticamente è un sensore barometrico che riesce a stabilizzarlo in altezza, poi è una cosa che proveremo all'esterno insieme, è bellissimo. Adesso questa è la radio, questo lo mettiamo qui, ok, così. Questa è la radio, ragazzi. La plastica della radio devo dire che non è male. La leva del gas alla molla di ritorno, purtroppo, torna al centro. Non so se è una funzionalità che è dovuta al fatto che ha lo stabilizzatore in altezza oppure no. Questa è la leva del pitch e del roll. Mi raccomando, sembra abbastanza buono. Questo è il Sima. Adesso vediamo un attimo che ci dovrebbe essere. Ecco qui. Dietro c'è sempre la sorpresa. Qui ci sono. Allora. Mi sono già preparato le fabbriche perché lo sapevo che i cinesi abbondano con lo scotch, ok. Questi ragazzi sono i paraeliche di plastica nera che si possono applicare al drone. Poi qui ci sono quattro eliche nuove di ricambio in sostituzione. La Sima, beh, la qualità della Sima è la qualità della Sima. Sono anche abbastanza flessibili, quindi le vedo difficili da rompere. Poi qui c'è il carica batterie USB in dotazione, qui ci sono i carrelli di atterraggio, tutti e quattro, c'è un cacciavitino, poi c'è un lettore di micro SD, sì, un lettore USB di micro SD, ecco qui, è a posto. Questo ragazzi è il contenuto della confezione, prime impressioni del drone. Allora, la batteria, dove sta la batteria? Sta all'interno. Allora, ecco, qui c'è la batteria. Quella qui, che è uguale a quella dell'RF606 che vi ho fatto vedere nella recensione precedente, perché ve l'avevo detto che hanno le stesse batterie. Eccolo, il colore è molto bello, è un azzurrino metallizzato. Adesso ragazzi, andiamo all'esterno, andiamo a vedere come vola, proviamo lo stabilizzatore d'altezza. Ragazzi, una cosa molto importante, prima tutti e due gli stick in basso a destra, poi tutti e due gli stick in basso a sinistra, serve per tarare i sensori del drone, questo per lo stabilizzatore di altezza e per la modalità headless. Armate i motori facendo gas su e poi al centro. I motori iniziano a girare. Vedete, il drone rimane perfettamente, guardate, è perfettamente stabile, sta a 20 cm da terra e c'era anche tantissimo vento, quindi considerate che è difficile rimanere così stabile, è incredibile. Quindi lo stabilizzatore funziona benissimo, ha passato il test. Adesso prendo un po' di quota. Guardate, c'è. Potete pilotare questo drone con una mano sola. Infatti, avevo ragione io. Sì, allora, la leva del gas praticamente rimane al centro perché quando è al centro lui rimane perfettamente stabilizzato. Quindi serve proprio per lo stabilizzatore che viene attivato automaticamente così. Guardate il drone che combatte contro il vento, c'era tantissimo vento. Amici, la cosa che vi posso dire è che il drone è stabilissimo.
si pilota abbastanza facilmente. Non è molto veloce, eh? Ho visto droni molto più veloci. Qui sono in modalità AIG. Voi potete impostare due velocità, LOV e AIG, che settate praticamente premendo il tasto in alto a sinistra, il tastino rosso. Compare sul display del radiocomando la scritta LO oppure HI, AIG. Veramente bello. Guardate ragazzi, è stabilissimo. Questo è lo, sempre con lo stabilizzatore attivato, eh. Ecco, purtroppo l'unica cosa, forse l'unica pecca, è che lo stabilizzatore di altezza non si può disattivare. Vi ricordo che per far partire la registrazione dovete premere il trimmer del gas verso il basso. Per fare una foto dovete premere il trimmer verso l'alto. La cam viene fornita, è da 2 megapixel, viene fornita già con una micro SD da 4 GB. Ragazzi, è un drone fantastico, io lo consiglio proprio ai neofiti perché è veramente facilissimo da pilotare ed è molto molto stabile e resistente. È fatto di un ottimo materiale. Vedete, atterraggio perfetto. Grazie a Gearbest per la fiducia. Grazie a voi ragazzi, ci vediamo nella prossima recensione. Ciao a tutti.